Se hai sempre sognato di avere un occhio acuto per i dettagli, come Sherlock Holmes, allora oggi è il tuo giorno fortunato. Stiamo per mettere alla prova le tue abilità con questo test. Soltanto il 4% dei più attenti ha notato tutti gli errori. Tu ci riesci! Qui c'è una foto di quel che sembra una normale giornata in fattoria. Ma se guardi più da vicino, noterai 25 errori. Hai un minuto per studiare l'immagine e trovare tutti gli errori. Se il tempo non basta, metti in pausa il video e prendi tutto il tempo che ti serve. Ed ecco un consiglio utile. Fai attenzione alla logica di quello che avviene nell'immagine. Ci sono molti piccoli dettagli che non potrebbero esistere nella realtà. Va bene, ora parte il tempo. Buona fortuna, detective! Come stai andando? Hai già notato tantissimi errori? Hai delle difficoltà? Hai controllato la casa? Gli animali? Il campo? Dai, che ce la fai! Ora stai per finire, giusto? Era un gioco da ragazzi o era troppo tosto? Se pensi di averli trovati tutti e 25, allora ottimo lavoro. E se hai faticato un po', va bene lo stesso. Qualsiasi sia il caso, tra poco controlleremo le risposte. 1. Cominciamo con le anomalie del meteo in quest'immagine. Il vento soffia in direzioni diverse allo stesso tempo. Il fumo del comignolo va verso destra, mentre gli alberi alla sinistra dell'immagine soffiano verso sinistra. 2. A proposito di alberi, riesci a capire che stagione è? Probabilmente no, perché alcuni alberi hanno foglie estive di un verde brillante, mentre altre ne sono senza, come se fosse pieno inverno. 3. Siccome stiamo ancora osservando gli alberi, hai notato qualcosa di strano qui? Sembra che abbia rubato un ramo da tutto un altro tipo di albero. Il pino ha il ramo più alto diverso. 4. All'inizio di questo video ti ho dato un piccolo indizio dicendo di guardare il campo, e questo perché ci sono tante cose strane. Per esempio, si sta seminando e raccogliendo la coltivazione allo stesso tempo. Cinque. Il prossimo errore nel campo, che sfugge alla logica, riguarda il cavallo. Hai notato che cammina nella direzione di dove si è già arato, mentre il terreno dietro non è stato toccato. Ma questo cavallo che fa? Cammina all'indietro? 6. Tieni lo sguardo sul cavallo perché c'è un'altra anomalia. Se sai qualcosa di agricoltura, devi sapere che ci deve essere una persona a tenere l'aratro. 7. Veramente, qualcuno si vede, ma non dietro l'aratro. C'è un uomo con un carro pieno di paglia, ma è troppo grande paragonato a lui. E come fa il povero uomo a spingere quel coso se è alto quanto la ruota? 8. Allora, abbiamo parlato di come le stagioni fossero un po' fuori fase, ma almeno alcuni alberi sono verdi e quindi ci sarà qualcosa che cresce nei campi, giusto? No, solo alberi del tutto spogli. 9. Succede anche qualcosa di strano al sole. Lo noti se guardi il signore anziano e il cane. Più precisamente, se guardi la loro ombra. Cade in direzioni differenti. 10. Vedrai un altro problema con le ombre guardando il cancello. L'ombra cade ancora in un'altra direzione. In più, perché è così ondeggiante? 11. Tieni gli occhi sul cancello. Mentre il cancello ha 5 sbarre orizzontali, la sua ombra ne mostra solo 4.
12. Non solo, ma perché soltanto l'uomo, il cane e il cancello hanno ombre? Nessun altro oggetto nell'immagine ce l'ha. 13. Un'altra cosa che sembra sbagliata con il cancello è l'assenza di cerniere per aprirlo. Sembra solo una parte di recinto. 14. Visto che parliamo del recinto, è un po' strano che i cespugli ci crescano sopra. Non sembra che le piante stiano a contatto con il terreno. 15. Non solo, ma l'idea del recinto è di tenere fuori le persone, giusto? Questo recinto sembra inaffidabile perché protegge solo un lato del giardino. Forse sperano che i ladri non passino dall'altra parte. 16. Ora rivolgiti verso la casa. Sembra che l'artista abbia tralasciato dettagli importanti. Chiunque vive qui ha una bella scalinata d'ingresso che porta dentro. Ma il muro dove porta? Non c'è una porta. 17. Chissà, forse gli abitanti di questa casa entrano dalle finestre. Di sicuro non ci tengono alle tendine, perché le hanno attaccate fuori lasciandole esposte alle intemperie. 18. Se l'uomo anziano vive in casa, deve essere difficile per lui entrare da quelle piccole finestre. Hai notato la grandezza della casa? Riuscirebbe a sbattere la testa sul tetto. 19. Un'altra mancata corrispondenza è il cane con le persone. O è un cane da record mondiale, oppure quelle pecore sono piccolissime. 20. Parlando di queste minuscole pecore, a quella più vicina manca una zampetta e non ha neanche una protesi. 21. E perché la pecora sulla destra ha una coda lunga e nera? Forse è un lupo travestito da pecora. 22. Prendendo in considerazione tutte le pecore, diventano estremamente piccole guardandole in prospettiva. Quelle in fondo o sono tutti agnellini, oppure sono proprio piccine. 23. Sembra che alla carriola manchi una ruota ed un manico. Quindi se ha solo una ruota, perché non cade? Non solo. Sarebbe veramente una noia girare sempre intorno a quella carriola rotta per entrare nel fienile. 24. C'è qualcosa che non va con il lago in fondo, non credi? Perché è situato più in alto rispetto all'orizzonte. 25. Il comignolo sul tetto è fatto dello stesso materiale del tetto stesso, e questo non va affatto bene. Quanti errori sei riuscito a notare? Forza, facci sapere nei commenti qui sotto. Condividi questo video con i tuoi amici e paragonate i vostri risultati. Non ti scordare di mettere un mi piace ed unisciti al nostro canale. Troverai tante cose utili su Il Lato Positivo.